Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche a settembre. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, pieno di rumor, leak e notizie assurde. Ci sarà pure un arresto. Mi raccomando, se contenuti del genere vi piacciono, assolutamente non iscrivetevi al canale e non interagite in nessun modo con il video. La conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso devono rimanere dei progetti super segreti, acqua in bocca. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con l'angolo della poracciata perché ci sono parecchie novità di cui discutere. Per una volta posso dire di conoscere il gioco offerto dall'Epic Game Store. Non tanto quello che c'è adesso, ma quello che diventerà disponibile da giovedì, Cave Story Plus. Questo, poracci, è una vera chicca, l'indie che ha segnato un po' la rinascita del genere Metroidvania. Assolutamente imperdibile. Abbiamo anche il leak di parte dell'offerta di settembre del catalogo PlayStation Plus Essentials. Come al solito D-Labs, che abbiamo capito avere un canale preferenziale quando si tratta di trafugare queste informazioni, ci fa sapere con largo anticipo che Sony offrirà ai suoi abbonati Saints Row, più altri due giochi di cui ancora non sappiamo il nome. Magari chissà, è la volta buona per riscoprire e rivalutare uno dei più grandi flop degli ultimi anni. Nintendo invece venerdì scorso ha annunciato con una settimana di anticipo quale sarà il prossimo titolo Nintendo 64 ad aggiungersi all'offerta del pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Excitebike 64 arriverà il 30 agosto e piano piano ci avviciniamo alla conclusione dei titoli annunciati per Nintendo Switch Online. Mancano all'appello, almeno per l'Occidente, solo 1080 Snowboarding e Mario Party 3. Dopo bisognerà vedere come Nintendo deciderà di rinnovare una delle offerte più importanti del pacchetto aggiuntivo. Intanto Sony ha ufficializzato uno sconto bello corposo per PlayStation 5 in Europa. Sarà possibile acquistare fino al 7 settembre la console al prezzo di 450 euro, ben 100 euro sotto al suo prezzo di listino. La promozione è valida anche in Italia, ma vi dirò, mi sa proprio di fuori tutto prima dell'arrivo della nuova revisione, la cui esistenza è diventata un po' il segreto di Pulcinella. Non c'è nulla da segnalare per quanto riguarda Microsoft, anzi, se vogliamo, c'è una brutta notizia. Il publisher ha rimosso la promo a $1 per il Game Pass in previsione dell'uscita di Starfield e chi vorrà provare l'attesissimo GDR di Bethesda dovrà pagare almeno un mese pieno di abbonamento, una scelta tutto sommato comprensibile. Però dai, guardate il lato positivo, sul pass vi beccate pure Sea of Stars in uscita domani e sono uscite le prime recensioni e porca miseria, a quanto pare ci troviamo di fronte all'ennesimo capolavoro indie. Sono fioccati i votoni su tutte le piattaforme anche per questo JRPG e un po' mi inizia a salire l'ansia, cioè già adesso faccio fatica a stare al passo con tutto quello che vorrei giocare ed ecco che entra nel backlog un altro gioco da minimo altre 30 ore e non siamo neanche nel momento clou del 2023 e non ho la minima idea di come riuscirò a gestire il tempo ad ottobre. Aiuto! Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Settembre si avvicina e, come ormai da tradizione, arrivano anche i rumor riguardanti l'ultimo direct dell'anno. Se andiamo a prendere la lista delle presentazioni degli scorsi anni, e se escludiamo il 2020 per ovvi motivi, noteremo che Nintendo piazza sempre un direct nel mese di settembre. Negli ultimi due anni abbiamo avuto il direct il 13 settembre 2022, un martedì, e il 23 settembre 2021, un giovedì. Quindi sembra un po' presto per aspettarsi una presentazione imminente. Ma il blogger Zippo è tornato alla carica con un rumor per me poco credibile, ma che lancia uno spunto di riflessione interessante. Per Zippo inizialmente dovevamo aspettarci un direct entro le prime due settimane di settembre, ma poi tramite un aggiornamento al post il blogger ha fatto sapere che la presentazione potrebbe arrivare addirittura questo giovedì. Grazie al fuso orario la presentazione sarebbe tecnicamente a settembre, almeno in Giappone. Ma in un post successivo Zippo ha ritrattato nuovamente, affermando che è più probabile vedere un direct la prossima settimana, ma che dobbiamo comunque aspettarci tante novità riguardanti Super Mario Wonder nei prossimi giorni. Ora, questa è una cosa che vi dico sempre, ma ve la ripeto per correttezza. Di Zippo è inutile fidarsi. Spara molte volte a caso e quando ci prende è perché va a colpo sicuro, oppure perché riformula le opinioni di insider accreditati. Per me la presentazione di settembre ci sarà, magari non questa settimana, e leggendo in giro a quanto pare molti influencer nordamericani sono stati in visita nella sede di New York della grande N e sospetto che qualcosa del genere sia successo anche in Europa, quindi è possibile che nei prossimi giorni arriveranno dei primi hands-on su Super Mario Wonder. Zippo probabilmente sta facendo leva su questa cosa, che come al solito è uno scenario plausibile ma non ufficiale.
Quindi per voi come stanno le cose? Ci sarà un Direct a settembre? Magari sarà anticipato prima da delle anteprime dedicate a Super Mario Wonder? Oppure Nintendo si sbottonerà con un Direct incentrato esclusivamente sul nuovo platform di Super Mario? La scorsa settimana vi avevo messo in guardia sul leak di Starfield, dove qualcuno aveva avuto la brillante idea di riprendersi col cellulare mentre avviava il gioco e provava circa i primi 45 minuti del GDR di Todd Howard. In realtà qualcuno avrebbe dovuto mettere in guardia questo tizio, perché vuoi un po' per l'esposizione mediatica, vuoi un po' per guadagnarci su qualcosa, i leak sono andati avanti. Nei giorni seguenti, al primo video, Darren Harris, questo è il nome del leaker, ha addirittura postato una recensione del gioco in 60 secondi, da vedere assolutamente per capire quanta familiarità con i videogiochi ha questo personaggio. E in seguito ha anche pubblicato svariate inserzioni sul sito giapponese Mercari, dove provava a vendere delle copie di Starfield anche nella Constellation Edition. Chi lo avrebbe mai detto, le cose si sono messe male, ed è stato prima accusato e poi processato dall'ufficio dello sceriffo del Tennessee della contea di Shelby per tre diversi reati: un reato di furto equivalente a un totale compreso tra i 2.500 e i 10.000 dollari, e due reati minori sempre per materiale rubato e per possesso di marijuana. A quanto pare il crimine più grande sarebbe stato quello di tentare di rivendere 67 copie del gioco rubate da un deposito, che però Harris dichiara di aver comprato regolarmente. Insomma, cosa impariamo da questa storia? Nintendo non è l'unica a non far passare lisce cose del genere, ma soprattutto non è mai una mossa intelligente filmarsi pubblicamente mentre si commette un illecito. Però, a detta di Harris, Starfield è un bel gioco. Un po' lento, ma un bel gioco. E chiudiamo tornando a parlare di leak, e questa volta è The Snitch a rompere il silenzio sul futuro di God of War. Vi ricordo che l'account di The Snitch, un tempo straaffidabile, è stato recentemente venduto a un nuovo proprietario, quindi queste informazioni prendetele proprio con le pinze. Quindi, secondo il nuovo Snitch, Sony Santa Monica sarebbe al lavoro sul DLC di God of War, un progetto abbastanza imponente, con i lavori arrivati intorno al 60% del completamento. L'uscita sarebbe prevista per il prossimo anno, ma la cosa più interessante è che l'autore del rumor non sa bene quale sia l'entità del progetto. Potrebbe trattarsi tanto di un DLC quanto di un'espansione standalone. Non ho giocato a Ragnarok, ma mi sembra di capire che il finale lasci la porta aperta a narrative aggiuntive, e Sony potrebbe ripetere quanto fatto con Horizon Forbidden West, estendendo il ciclo di interesse nei confronti di un grande titolo single player tramite l'uscita di un DLC bello corposo. Oppure questo potrebbe essere uno di quei progetti partiti come espansioni, ma che mano a mano sono diventati di seguiti a tutti gli effetti. Di esempi recenti del genere ne abbiamo uno illustre. Voi cosa ne pensate? Preferireste un DLC o un God of War 2.5? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo leak tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porumor, mica leak, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! All right. No offense, man.